No, beh, è giusto quanto si diceva, soprattutto sul volontariato, che però, attenzione, non può essere la sostituzione dell'amministrazione pubblica, può essere e deve essere un valore aggiunto. Una città è più ricca perché ci sono tanti volontari che si danno da fare per la Certo. città. Se però questo diventa l'unica soluzione per risolvere i problemi della città, beh, qui vuol dire che siamo veramente arrivati alla frutta. Faccio degli esempi molto semplici. È chiaro che se si lascia spazio, lasciando la spazzatura per le strade oppure non organizzando, e vedere quel filmato degli anni 80, cioè, visto oggi sembra un filmato un po' fantozziano, no? Con una scena che fa più ridere e fa più scalpore in termini proprio ridicolo che non in termini di serietà di volontà Sì. di risollevarsi. Ma quante sono le opportunità per chi vuole aggredire l'Italia e fare male che vengono lasciate sul campo tutti i giorni? Penso alla gestione dei rifiuti. In questo momento non se ne parla se non marginalmente, ma tutte le bombe ecologiche piazzate qua e là, se domani mattina ti prende il New York Times e ti va a fare un giro, magari in Qualcuno sta Umbria, già ad facendo. Orvieto, e guarda che lì c'è una discarica che si chiama Le Crete, Sì. su cui vengono sversati da anni i rifiuti, non c'è controllo. Sì. Con in fianco una città che ha fatto la richiesta di essere riconosciuta come bene dell'umanità, patrimonio UNESCO. Sì. Ma su una cosa del genere Insomma, lei dice noi ti prestiamo ammazzano il in un fianco minuto. facilmente, sì. Allora, come lo fai a risolvere questo? Innanzitutto non, uscendo da una situazione di costante emergenza. Cioè, Sì. per amministrare una città come Roma, che ripeto, non è tra l'altro una delle capitali più difficili, ti metti le scarpe, giri. Fai un giro, ascolti la gente e parti da quello. Se però un autista del pullman, dell'ATAC, ti fa una denuncia pubblica su YouTube di quello che non va, e il risultato è che lo sospendi dal servizio perché è andato Sì, ne contro abbiamo il parlato l'ultimo codice, fa con ma non va l'assessore, neo bene. assessore Ma non va Esposito, che ha bene. detto, però, insomma, lui spera che Ma ci fa sia un bene Esposito, ma è ravvedimento. Marino che è fuori di testa a dire quello Sì. deve pagare perché è andato a raccontare le cose in televisione.